Il mio umore oggi, io sono, come voi sapete, sono sempre positiva, nel senso che se va male andrà bene, se andrà bene andrà bene. Come faccio a uscire qua? Non è facile. Va bene. Sempre bene, positiva sempre, sai. Ma che sensazione ha lei? Una sensazione? Positiva. Dopo tanti anni finalmente sento che è arrivato il momento, sai, no? E oggi lo sento. Cosa si aspetta da questo tempo? No, io aspetto che sia una cosa positiva, perché alla fine, come ha parlato il mio avvocato prima, qualche mese, un mese fa, quando c'è stata la difesa, ha detto molto chiaro la mia posizione, quello che è successo, capito? Non possono condannare una persona che non ha fatto niente, dove non c'è assolutamente un'evidenza né di video né foto né niente, solo chiacchiere distintive. Io spero che andrà bene, e se andrà male poi ci saranno le cose che dovrò dire, e poi ci sarò io che esco, capito? Esce la mia parola, esce tutto quello che deve uscire. Cosa ha rappresentato però questi anni per te? Un inferno, ma sono sempre stata una donna forte che ha saputo portare questo peso, che poi magari più tardi, dopo la sentenza, dirò. Ma io ho fiducia dei giudici, perché sono molto intelligente. Quindi ha mai più sentito signor Berlusconi? No, già una cosa che magari ti dico dopo, adesso in questo momento non riesco a dirti niente, perché ho tanta sete. Grazie. Grazie.